Portatelo qui, fategli un check-up completo e scoprirete che ha almeno 3 patologie. Lui ha solo la sclerosi tuberosa e in forma leggera. Ma i tumori si ingrossano? Abbiamo supposto che i tumori si ingrossassero perché era peggiorato, ma poteva invecchiare e morire senza sapere di averli se non fosse venuto qui. Abbiamo deciso che doveva esserci qualcosa in quella zona del cervello. È come se avessimo trovato qualcuno con la pistola in mano vicino a un cadavere. L'abbiamo arrestato senza indagare oltre. Beh, qualche volta succede di passare dove hanno sparato a qualcuno. Ha la febbre a 39 e continua a salire. Se non facciamo niente, tra poco parlerà con Dio personalmente. Le patologie croniche genetiche non provocano febbre. È un comunissimo religioso esaltato che per caso ha un'infezione. È il momento della rachicentesi. No, no, Dio mi ha detto smettila con la medicina dell'uomo. Se abbiamo fede in lui, riuscirà a guarirmi. È solo un esame. Vogliamo sapere che cos'hai. Dio sa che cos'ho. Dio sa cosa fare. Senta, delira ed è minorenne. È lei che deve decidere, non lui. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, vende quello che ha e compra quel campo. Compra tutti i campi che vuoi, ma non farti scoppiare il cervello. Non capisce che suo figlio si uccide così? È fuori di sé per la febbre. Se la tua fede vacilla, io soccomberò. Aiutami. Mi dispiace. Non sapete neanche che malattia ha. Dio conosce la risposta e io preferisco lasciarlo nelle sue mani che nelle vostre.